Ancora un grandissimo applauso. Allora, siamo giunti alla fine, tocca dire. Ringrazio a tutti quanti quelli che hanno aspettato fino adesso. Chiedo a tutti i concorrenti di mettermi qua vicino, che poi li invitiamo. Innanzitutto vorrei prima di tutto passare e dare un grandissimo applauso ai giudici e darò la parola a Silvio DJ Ciro. Prego. Un applauso. Buongiorno, buongiorno. Due velocissime parole, perché sappiamo che abbiamo più voglia di ballare e giocare che di ascoltare gli anziani come me che parlano. Però due parole su questo contest bisogna dirle. Questa era la selezione, vedremo poi chi ha passato, per la Regione Lombardia di un contest nazionale che avrà le finali il, se non erro, 27 aprile al Comic-Con di Napoli, finale nazionale che raccoglie i partecipanti da 9 regioni italiane di altrettanti grossi festival come questo. Tra l'altro quest'anno c'è la prima edizione dell'Europeo, per cui se è vero che io mi sono fatto varie selezioni nelle giurie di tutta Italia, a dicembre ero in Spagna, a gennaio sono andato in Polonia e in Lettonia e continuerò a girare, perché tutta l'Europa sta facendo una alleanza per questo contest, le cui finali, organizzate sempre dal Comic-Con di Napoli, ma per motivi logistici e di calendario, le finali saranno a Etna Comics a Catania. Per cui la squadra che vince qua, di diritto, va a Napoli. Nel caso dovesse vincere anche a Napoli, andrà a Catania a scontrarsi con i vincitori di Spagna, Austria, Lettonia, Francia e altre 7 nazioni che non mi ricordo, perché tra l'altro alcune delle selezioni, per esempio la Lettonia, valeva anche per la Lituania e l'Estonia, per i 3 paesi baltici. Per cui sarà un livello altissimo, per cui state pronti, perché se veramente una squadra lombarda andrà a rappresentare l'Italia in Sicilia, sarà dura. Ve lo dico già, perché il livello è stato veramente altissimo. Mi mancano ancora alcune finali, nei prossimi mesi ci sarà la Francia. Forza, in bocca al lupo intanto per questa selezione. Grazie. Allora, sì, innanzitutto un grandissimo applauso ai concorrenti, perché sono loro che hanno fatto tutto quello oggi, naturalmente, e a tutti quelli che hanno lavorato dietro il contest. Voglio un attimino anche invitare qui con me la giuria, così facciamo un piccolo recap. Io vi ho presentato velocemente, non so se vuoi dare un'autopresentazione a tutti. Vai Elisabetta, inizia tu, presentati velocemente. Ciao a tutti, sono Elisabetta, sono un'insegnante di K-pop a Catania, grazie. Ho una scuola e ho vari diplomi in enti appunto didattici, dove appunto con la CONI o con la danza classica, quindi i miei punteggi e le mie votazioni sono più che sinceri e più che concreti. Siete stati tutti bravissimi, non ho mai visto una qualità del genere in un contest che proprio, quindi davvero veramente bravissimi. Chef kiss proprio. Parolina Chiara. Chiara non vuole parlare, parlo io per lei. È stato difficilissimo scegliere, perché erano tutti bravissimi, grazie. È timida, parlo io per lei. Grazie. Lei è più brava a ballare che a parlare. Questo, cercatela su TikTok e rimarrete ore in loop a vedere tutti i suoi video. Sì, no, lo so, lo so. Allora, procediamo innanzitutto prima con la categoria solisti, così poi ci concentriamo con le crew. Iniziamo a partire, facciamo il podio, quindi terzo, secondo e poi primo. Poi non lo so, potete chiedere anche qualche piccola cosa anche ai giudici, se vogliono qualche consiglio, certo, roba sì, del genere. Sì, sì, se vogliono. Io invito qui. Terzo classificato, categoria solisti, Airi. Un applauso. Invito a salire sul palco Airi. Vediamo se riesce ad arrivare. Qua arriva. Nel frattempo ringrazio, perché bisogna fare i ringraziamenti, la casa editrice Gaijin, che vedete in uno dei corridoi qua, c'è proprio la casa editrice,
che è specializzata in manga, ovvero fumetti in stile giapponese editi fuori dal Giappone. Come premi per questo contest ha messo dei manga, che si chiamano manhwa, di autori coreani, perché sembrava giusto, spero, ma in realtà so che chi piace il K-pop piace anche leggere i manhwa e piace vedere i drama, per cui come premio abbiamo questi volumetti. Questo è il druido di Seoul Station, anche tutto a colori, wow. Allora, Eri sta qui sul palco, terza classificata categoria solista, un applauso. Grazie. Allora, questo è tuo, vogliamo farci una foto anche tutti insieme? Quindi invito qua Mary così ci facciamo una foto. Ok, allora ti invito a non scendere ancora sotto perché ci facciamo una foto tutti insieme, quindi appoggiati intanto qui. Allora, continuiamo avanti. Adesso parliamo del secondo classificato della categoria solisti che va a... Nicole! Woo! Nicole, ti aspettiamo sul palco. Che poi io continuo a dire, cioè, a 15 anni, Nicole. Lo so, a 10 anni meno di me. Di me molti di più, in realtà. Aiuto. Non diciamolo. Un grandissimo applauso per Nicole! Questo è un piccolo ringraziamento da parte. Anche per lei un manhwa, sempre da Gaijin, che si chiama Segretaria Kim. Forse l'avete visto, sembra molto bello. Vedo che Chiara l'ha letto. Facciamoci una foto, Nicole, solo così tutti insieme. Grazie. Aspetta un attimino qua. Siamo arrivati al dunque. Primo classificato, categoria solisti, va a... Betty! Woo! Ecco, sto sentendo urla di massa. Betty, shake your booty. Che poi tra l'altro, io mi ricordo... eccola! È tanto trattenuta, Bravissima. Poi ricordo a tutti, ci sarà pure un premio speciale per la categoria solisti. Sì, poi... fa parte del premio della categoria solisti l'invito a venire a Padova al B-Comics per un'esibizione, non come concorrente, ma come ospite, domenica 8 marzo. Poi ci scambieremo i contatti per come farti arrivare. Un grandissimo applauso. Oddio, che paura, cioè, nel senso, facciamoci una foto tutti insieme. Allora, invito anche tutti quanti, il primo, secondo e terzo, ci facciamo una foto tutti insieme. E ancora un grandissimo applauso, categoria solisti. Grazie, state fantastiche. Prego. Allora, arriviamo al dunque. Categoria crew. Ho visto tanti voi urlare, fare le peggio cose, persone volare, siete stati tutti bravissimi. Arriviamo. Terzo classificato, categoria crew. Oh! Da Roma i Black Square. Woo! Sì, noi sentiamo il retroscena. Sì, secondo me conviene vedere il Eccoli! Sto vedendo! Ve lo aspettavate? Cioè proprio... Venite qua? Stavano appena... Cioè già erano pronti già per ripartire a centrale, stavano già andando. Cioè... Allora, questo per voi? Grazie! Anche per loro il druido di Seoul Station offerto da Gaijin. Ok, vi chiedo soltanto di mettervi dietro così poi chiamiamo gli altri.
stata molto, molto tesa tra una cosa e l'altra, quello sì. Come è stato a livello le categorie, la categoria crew? Un piccolo commento così a freddo. Intendi per scegliere chi ha vinto? Intendo a livello proprio di performance. Io sono sempre bravissimo, tu mi chiedo, anch'io voglio imparare a ballare così. Tipo io se cammino calo, ma sono dettagli. Allora, siamo arrivati al secondo classificato della categoria crew. Oh, secondo classificato POGs. Woo! Noi sentiamo le urla, tipo arriveranno. Direttamente, secondo me stanno arrivando a Torino ancora. Ci siete? Eccoli qua. Un applauso. Woo! Siete qui davanti. Tanto vi dà. Siete stati bravissimi. Facciamoci e segretaria Kim, anche per loro, buona lettura. Ancora un grandissimo applauso, vi chiedo di aspettare solo un attimino qui, così ci facciamo la foto tutti insieme. È arrivato il dunque, siamo arrivati ai primi. Alla squadra che rappresenterà la Lombardia alla finale nazionale. E come premio riceverà un rimborso spese per il viaggio fino a Napoli. E soprattutto la possibilità di gareggiare alla finale nazionale. Di portare avanti il prestigio della regione Lombardia. Questo poco ma sicuro. E quindi, primo classificato, categoria crew va a... Oh! Killjoy! Woo! Altre urla. Loro però non sono giustificati, nel senso sono già qua di Milano, non dovevano arrivare da Roma. Vi ricordo che dopo la premiazione ci sarà ancora K-pop con dei giochi, dei quiz e animazione su questo palco, per cui K-popari rimanete in zona. Mettetevi al centro. Grazie. Io. Pronti? Facciamoci una foto. Ancora un grandissimo applauso a Killjoy. Voglio invitare però qui sul palco il terzo, secondo e primo classificato. Oh! Black Square, POGs, venite anche voi sul palco se riuscite. Muovete il culetto. Aspetta che li vado a chiamare. Sono scomparsi. Ci siamo partiamo tutti insieme. Terzi, secondi e primi, se non state correndo per prendere il treno, vi aspettiamo sul palco per la foto finale. Fai vedere se riesco a beccarli. Eccoli qua. Facciamoci una foto. Sì, stavamo già preparando. Si stavano preparando. Facciamoci una foto tutti insieme. Woo! Ci sono i riti voodoo, io mi levo. Ok, prego. Venite tutti al centro che ci facciamo una foto tutti insieme. Sì, mettetevi voi e noi facciamo i tappabuchi. Ancora un grandissimo applauso. E soprattutto buon proseguimento. Grazie a tutti. E ci vediamo a Napoli con i vincitori. Ricordo a tutti sempre di seguire tutte le nostre pagine, sia per quanto riguarda il contest, Cable Jungle e Touring Korea Connection. E ci vediamo ai prossimi eventi.